Seguendo la tradizione del regno, i familiari portano i vecchi in cima a un'alta montagna e li lasciano lì, a morire di freddo. Il consigliere del re, giunto il tragico momento, ama talmente il padre che lo nasconde nella cantina di casa. Il monarca va a trovarlo e il consigliere gli offre una sontuosa cena. A un tratto appare un demonietto che dice al re: «Se non rispondi alle mie 3 domande, ti porterò con me all'inferno. Questa è la prima. Come faresti a pesare un elefante?» Il re non sa rispondere perché non esiste una bilancia tanto grande da poter pesare un pachiderma. Il consigliere scende in cantina e chiede al padre che gli dia la risposta. Ritorna su e sussurra all'orecchio del re: «Pesare un elefante, maestà, è semplicissimo. Fate salire l'animale sopra una barca. Per via del peso, la barca affonderà un poco nell'acqua. Fate un segno sulla chiglia per annotare il livello dell'acqua. Poi fate sbarcare l'animale e sostituitelo con delle pietre fino a che il segno arriva di nuovo allo stesso livello dell'acqua di quando c'era l'elefante. Poi pesate le pietre». Il re apprezza molto la risposta e la ripete al demonio. Questi gli pone la seconda domanda: «Se possiedi 2 vipere, come fai a sapere quale è il maschio e quale è la femmina?» Il vecchio fornisce anche quella risposta: «Le butto sopra un tappeto soffice. Quella che si muove tanto è il maschio, quella che sta ferma è la femmina». E la terza domanda fu: «Hai 2 giumente, una è la madre e l'altra è la figlia. Come fai a sapere qual è la madre e qual è la figlia se sono identiche?» Il vecchio consigliò: «Bisogna metterle davanti a un mucchio di fieno. La madre cede il cibo alla figlia». Il demonio si dilegua. Il re, felice, ringrazia il consigliere per le buone risposte. Questi gli confessa: «Non sono stato io a darvi le risposte, ma il mio vecchio padre. Lo tengo nascosto in cantina». Il re gli risponde: «Da ora in avanti venga abolita la legge che ordina di uccidere gli anziani, perché sono i depositari della saggezza».